Bella a tutti ragazzi, Academy Young, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui con l'appuntamento di ogni 3 giorni del calciomercato. Questo è il 7º episodio, mi raccomando, andate a vedere gli altri episodi. Ovviamente, come per le altre puntate, i trasferimenti sono in ordine da quello meno probabile a quello più probabile. Sono circa 10, 12, a volte anche di più. Iniziamo subito con Muriel, che c'è molta incertezza per Muriel, non si sa se rinnoverà con la Samp oppure se andrà via, si pensa forse al Siviglia. Poi c'è Acerbi, anche qui la società è molto indecisa. Nelle ultime ore si è aperta la pista Zenit, che è più probabile delle altre, che sono Inter, Sampdoria e Genoa. Acerbi che probabilmente andrà via da Sassuolo, però non si sa ancora bene dove. La Roma invece, dopo che ha venduto, sta vendendo molti giocatori, si avvicina a Seri. Karsdorp è quasi sicuro alla Roma, così come Pellegrini del Sassuolo. Si è parlato nelle ultime ore di Lichtsteiner della Juve, che probabilmente andrà al Nizza per 4 milioni di euro. Secondo me la Juve cercherà di farlo valere un po' di più, almeno sui 6, 7, anche 8. Una cosa invece sicura è Balotelli, che resta al Nizza per un altro anno, ha rinnovato il contratto. Nizza che andrà in Champions League, come tutti sappiamo, perciò penso che era d'obbligo firmare per Balotelli. Poi si parla sempre, come sempre, di Alessandro in partenza dalla Juve verso il Chelsea, ma nelle ultime ore sono state smentite queste voci. Sicuramente invece andrà via Dani Alves per il Manchester. Allora la Juve cerca un riparo. Si è pensato dapprima a Darmian, dato che se la Juve molto probabilmente manca solo la visita medica, prenderà Douglas Costa, non potrà avere altri extracomunitari, quindi tutti i giocatori che si sono pensati come Fabinho, Danilo, non si possono prendere. La Juve dovrebbe prendere un europeo, quindi o Darmian, che addirittura è italiano, che di cui si era molto parlato, ma nelle ultime ore è spuntato il nome di Cedric Soares. Ha fatto una grande stagione. Per 20 milioni di euro, però la Juve secondo me riesce anche a abbassarla a 15, però comunque un buonissimo giocatore. Hart va via da Torino, torna al Manchester City, al suo posto probabilmente arriverà Sirigu, che si svincola dal Paris Saint-Germain, e sempre il Torino ha aperto la pista per Vermaelen della Roma, Roma che ha venduto praticamente metà difesa centrale e un po' di centrocampo centrale, e secondo me si sta indebolendo un po' troppo. Questo video finisce qui, e invece no, perché come avrete letto sicuramente dal titolo, la notizia più attesa, proprio sicuramente la più attesa, è De Ceglie che va via dalla Juve dopo 22 anni, una cosa incredibile. Se ne va a Londra con tutta la famiglia. De Ceglie ha raccontato in un'intervista che è stato un incubo quest'ultimo anno, messo anche fuori rosa, però da giocatore, da tifoso della Juve, io non sapevo neanche che ci fosse ancora De Ceglie in rosa, l'ho scoperto ultimamente. De Ceglie, che è stato 22 anni con la Juve, però sicuramente poteva avere più riconoscenza giocando almeno una partita quest'anno. Questo video finisce qui davvero ora, mi raccomando iscrivetevi, mettete like, bella!